Ciao a tutti e benvenuti al quarto episodio di questo mio canale. Allora, in molti mi avete chiesto di descrivere il tipo di lavoro in piano che io faccio in preparazione di una gara. Allora, per me questo è complicato, nel senso che io adatto il lavoro in piano a seconda del cavallo che monto, quindi secondo me è molto soggettivo perché ci sono cavalli che hanno più carenze di altri. E perciò sono io che adatto di conseguenza il lavoro su di essi. Allora, però cosa ho pensato? Che secondo me è carino farvi vedere gli esercizi che io faccio a casa che intervengano su delle difficoltà che magari ho riscontrato in gara. Allora, vi è mai capitato magari di fare un errore in una categoria a tempo, specialmente per la cattiva riuscita di una girata? Ecco, a me sì, principalmente perché il cavallo non ha risposto, non ha avuto la risposta immediata al mio comando. La girata è la parte fondamentale per la riuscita del salto e della distanza sul salto. Quindi capite bene che se noi abbiamo un cavallo che ha gli ordini e quando giriamo ci accorgiamo di avere una distanza un po' corta, per aggiustarla noi dobbiamo intervenire con la gamba interna in modo da aprirla un po' e guadagnare più spazio e così migliorare la distanza. Viceversa, se facciamo una girata e ci ritroviamo davanti a una distanza lunga, dobbiamo avere il cavallo che con la gamba, sentendo la gamba esterna, chiude un po' la girata, rimanendo sempre con la flessione interna e il galoppo riunito. Tutto questo accade in un secondo, ok? Capite bene che quindi la risposta deve essere immediata e non è facile. Però secondo me attraverso degli esercizi si può arrivare ad avere l'immediatezza nella risposta del cavallo al vostro comando. L'esercizio che vi farò vedere è un esercizio che va quindi a lavorare sulla sensibilità del comando della nostra gamba e più sulla traiettoria. Praticamente in cosa consiste? Ho disposto quattro cavalletti a croce, adesso poi vedrete nel video perché è molto più semplice che spiegarlo. E diciamo che ho iniziato prima facendo una traiettoria esterna a mettere quattro galoppi chiusi, poi successivamente, senza interrompere il lavoro, sono passata a tre galoppi e poi sono ritornata a quattro galoppi. Voi ovviamente potete anche allungare la distanza a seconda delle vostre esigenze, se magari il vostro cavallo all'inizio fa un po' più fatica, semplificategli il lavoro e lavorate prima su una distanza un po' più lunga. L'importante comunque è il concetto, poi ve lo potete giocare un po' come volete. Non mi perdo in chiacchiere, vi lascio al video, iniziamo da mano destra. Buona visione! I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home. Questo secondo me è un esercizio che potete riprodurre benissimo anche voi a casa ed è molto utile per vari aspetti. Prima cosa, flessione interna del cavallo. Seconda cosa, che ingaggi bene il posteriore sotto di sé, che mantenga sempre la spinta e che non perda il galoppo quindi in curva. Terza cosa, sensibilizza diciamo la sua attenzione al nostro comando della gamba interna o gamba esterna. Adesso vedremo lo stesso esercizio fatto da mano sinistra e in finale, se volete proprio esagerare, potete alternare 4 galoppi, 3 galoppi, 4 galoppi, 3 galoppi.
in modo da rendere, diciamo, ancora più reattivo e veloce il tempo di risposta che ha il cavallo al vostro comando. Bene, siamo giunti alla fine di questo video. Volevo fare un ringraziamento speciale alla mia camerawoman Marta Bianchi che mi ha aiutato a fare questo video e spero che in qualche modo vi possa tornare utile. Fatemelo sapere come sempre nei commenti che insomma a me fa sempre piacere. E un bacione, ci vediamo alla prossima.